Da segretario cittadino del PD a capolista per le regionali nella circoscrizione città metropolitana, cosa porterà da Milano in regione? Insomma, qual è la vostra visione soprattutto di regione? Il modello Milano, che è fatto di integrazione e sviluppo insieme. Il modello Milano lo vogliamo portare in regione Lombardia. È un modello che noi rappresentiamo anche in tanti comuni dell'Interland, dove governiamo con forze di centrosinistra plurale. Noi vogliamo lavorare per l'inclusione e per dei servizi pubblici che funzionino davvero, non come i trasporti del centro dove ha governato il centrodestra in questi anni, non come le case popolari governate da Haller, di Regione Lombardia, di Maroni, di Salvini di questi anni. Noi vogliamo cambiare per avere una Milano metropolitana e una Regione Lombardia alle altezza delle grandi regioni europee. Ma non c'è proprio nulla da tenere, cioè c'è qualcosa, un lavoro secondo voi da terminare eventualmente? Certo, con lo spirito ambrosiano che ci contraddistingue prenderemo ciò che funziona e miglioreremo ciò che invece non funziona. Non c'è dubbio che non va smantellato il sistema sanitario, va semplicemente ricondotto a rispondere di più ai bisogni invece che al mercato, ma non vogliamo assolutamente smantellare un sistema sanitario laddove soprattutto promuove servizi di eccellenza.